Siamo qui sul corso Mazzini di Catanzaro. In vista della prossima tornata elettorale abbiamo chiesto un parere ai cittadini sull'attuale situazione del capoluogo di regione. Il traffico, sì. Ci sono macchine a doppia fila, non si riesce, un pedone non può neanche passeggiare sui marciapiedi. Vigile che non se ne riesce, non se ne vede neanche uno. A sporcizia, pulizia, anzi fino adesso più o meno l'hanno sistemato. Ma la città è effettivamente una città che va sempre a degradare. A prescindere dall'occupazione, ma i negozi chiusi, la città sinceramente non è una città, questo è un paese. Spero che durerà ancora 3-4 giorni, poi avremo il nuovo sindaco, quello di prima, e ritornerà tutto normale. Ecco. Sull'emergenza dei rifiuti cosa pensa? Ma guardi, io credo che dove abito io la zona è sempre... Il problema non esiste, a via il Colino Scalfaro, non so per quale motivo, ma ogni mattina quando mi alzo guardo dalla finestra ed è tutto pulito, i contenitori vuoti. È un'emergenza che, come ha detto il sindaco Abramo, che risolverà, quindi non ci stanno problemi. Andiamo a votare, ci deve il voto al sindaco, quello che ha vinto le elezioni. Quindi avrebbe votato Abramo di nuovo? Abramo, si capisce. Al 100%. Il motivo? È il motivo perché ha fatto tante cose belle, strada, ha fatto tutto. Gli altri non hanno fatto mai niente. Quella di prima ha rovinato Catanzaro. Ma non si vede come stiamo vivendo, che siamo vivendo in un paesino e che su comunitario qua a Catanzaro. Quindi non è soddisfatto, signor? Come posso fare io, una grande commerciante come me, essere commerciante? Convinte che sono tutti i negozi chiusi.